Amici del Vico del Sud, siamo nel sottopassaggio che collega via Dieta di Bari e via Tunisi, quartiere San Pasquale di Bari. Ci avete chiamato per intervenire su questa situazione di degrado assoluto. Ci avete segnalato che il sottopassaggio, oltre ad essere frequentato da decine e decine di residenti, è frequentato anche da tanti tossicodipendenti che utilizzano gli slot degli estintori che mancano per farsi la loro dose quotidiana, per farsi la cosiddetta birra. Il problema qual è? Il problema è che quando al tossico si aggiunge il vandalo, le situazioni di fronte a cui ci troviamo sono queste. Quindi gli alloggi degli estintori sono spaccati, sono anche caduti, pipì per terra, bottiglie di vino. In alcuni casi ci avete detto che avete trovato proprio i cucchiaini usati dai tossici per squagliare la droga, ed è una situazione assolutamente inaccettabile. Il problema rimane sempre quello della sicurezza, della sorveglianza. Molti di voi invocano un guardiano, un agente di polizia che presidi la zona. Ci rendiamo conto che è impossibile mettere un agente ad ogni angolo della città. Il problema però della sorveglianza potrebbe essere risolto anche dalle telecamere, dalle videocamere di videosorveglianza che puntualmente non funzionano, basterebbe innestarne di nuove. In conclusione facciamo un recap della situazione del sottopassaggio che collega via Dieta di Bari e via Tunisi. Un viavai di tossicodipendenti che utilizzano gli slot degli estintori che sono vuoti, quindi mancano gli estintori. I vandali che oltre a fare scritte sui muri hanno distrutto appunto gli alloggi degli estintori antincendio. E poi la videosorveglianza che come sempre non funziona. Questa situazione è totalmente inaccettabile, i residenti lamentano da tempo questi andirivieni di tossicodipendenti, noi vi invitiamo come sempre a segnalarci tutte le cose che non vanno su tutti i social dell'edicola del Sud.